Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Salvo Pippos e oggi siamo su Slenderman Origins 2. Perché c'è anche la prima versione, ma ho letto che questo fa molta più paura del primo. Quindi partiamo subito con il secondo, poi casomai giocheremo poi il primo. Dice pure in inglese, che palle però. Sì. Per muoverti, ok. Praticamente, a quanto ho capito, siamo venuti qua con nostra figlia, ma lei è scomparsa, quindi dobbiamo indagare su che fine abbia fatto nostra figlia. È giusto giusto che giusto è giusto, ci devo andare io. Oh, ma ancora scritte mi fate qua. Allora cominciamo ad indagare. Buono, ma non ho fatto niente, mi dici buono. Alziamo un po'. Questa è una grande pietra. Allora, ok, se abbiamo difficoltà usiamo sta pietra. Questo che? Amore, dai, che voglio vedere lo Slenderman. Vabbè, dai. Se ho difficoltà uso la pietra. Ah, la devo usare per forza, oh. Ah, devo andare di là, perfetto. Ah, utilizzando la bacchetta magica ci dice, ci indica la strada da percorrere. A posto. Possiamo andare? Ah, con questo mi calo e con questo si alza. Buono. Sì, l'ho capito che devo andare là, l'ho capito. Allora, vediamo che c'è qua. Un cassetto, un libro, un cassetto, che fa? Apriamo il cassetto o prendi il libro? Deciditi, una delle cose la devi fare. Oh, perfetto. Che c'è qua? Prendi sto coso. Puoi vedere gli oggetti cliccando su questa, sulla borsa. Ok. Questa statua di pietra. Non so neanche chi ho sotto. Sembra una sorta di chiave. Vabbè. Dai, però usciamo. Sono rimasto qua. Ok, dai, dove andiamo? Che c'è? Già stanco sei. Trova la chiave di pietra. Qua che c'è? Che ho preso? Ma manco vedo che lo... Niente, non c'è niente. Ah, con un fogliettino ho preso. Not 2. Chi è? Armadi che si aprono da soli. Una scala che non conduce da nessuna parte. Ho capito. Ah, qua c'è una cosa che brilla. Aspetta che chiudi il cassetto. Chiudi. Che se no non mi posso infilare. Che ho preso? Perché io prendo le cose e non c'è niente? Ah, la nota. Buono. Andiamo nella freccina, dai. Chi è? Slenderman. Che minchia è? Sono i teschi che rotolano, non so da dove è rotolato, ma è rotolano. Qua c'è una scala. Ah, qua, cassetto. Ah, ok, abbiamo trovato la chiave. Ok, ora che faccio? Un'altra chiave di pietra devo trovare dentro l'armadio. No, che è? Monete? Monete non le prendo. Boh. Perché è cambiata la musica? Io mi sto un pochino cacando. Per questo parlo poco. Io mi sto un pochino cacando. Anche perché non so che cazzo devo fare. Qua che c'è? Un profumino? Così evitiamo lo slender con il profumo. Allora, abbiamo trovato sta chiave. Sono due. Oh. Allora, c'è questa porta qua. Ce ne vogliono quattro per aprire sta porta qua, no? Perché gli spazi sono quattro. Giusto che gli spazi sono quattro. Ok, gliel'ha messo. Due. Ok, gli altri due dobbiamo trovare. Vediamo qua che c'è. Quattro. Ci sarà qualcosa qua attorno. Spero di non vedere lo Slenderman.
tutto buio come al solito. È bloccata dalle teste dei mostri. Le teste degli scheletri. Usa lo scudo. Ok, usiamo lo scudo. Abbiamo liberato la via usando lo scudo. C'è nessuno. C'è... Oh. Oh. Qua. No, no, no. Quindi... Ho perso. Ragazzi, abbiamo incontrato lo Slender. Ma sono ancora vivo. Non so come. Ma sono ancora vivo. Qua non c'è niente. Ma dove cazzo sono ste chiavi di merda? Armadio. Ah, qua c'è un cassettino. Vai, apri il cassettino. Non c'è niente nel cassettino. Armadio. Non c'è niente. Che è una cosa. Metto le cose negli armadi e io non riesco a trovare. Non riesco ad utilizzarle. E a prenderle. Andiamo in sto corridoio. Slenderman, non mi apparire. Slenderman, non mi apparire. Che è? Chiuso. Perché farò? Io vorrei capire questi stronzi che hanno costruito un muro sopra le scale. A meno che si apre. Ma come? Cioè, scale che non portano a nulla. Devo contattare quest'architetto perché veramente mi devo fare ristrutturare la casa da sto tizio di merda di qua. Ok, niente, qua strada bloccata. Qua non vedo niente. Una bellissima statua. Me la porto a casa, quasi quasi, quasi me la porto a casa. Qua non vedo niente. Qua non vedo niente. Ah, qua, vaffanculo, guarda che grossa. Come si fa a non vedere? Ok, l'ultimo c'è, l'ultimo. L'ultimo dobbiamo trovare. Slender, non mi scassare le balls. Fammi trovare sta statuina qua. Qua ci sono le scale. Qua deve essere qua da queste parti. Deve essere qua da queste parti. Qua ci sono i teschi, gli scheletri. Qua, una cassettina. No. Bello, che ti è successo per essere incatenato qua e morto? Ti ha incatenato lo Slender? Meglio non sapere certe cose. C'è pure la freccia, c'è, oh. Oh, abbiamo tutte le chiavi. Possiamo entrare ora? O appari tu, Slenderman, ci spacchi i palletti. Anfila qua. Anfila qua. Apri porta, apri. Apriti. Apriti, Sesam. Bello. Salvataggio completato. Meno male. Una nota. Che sono ste voci? E mi scanto, vicino, mi scanto. Qua mi appare lo Slenderman ora. C'è nessuno. C'è nessuno. Che devo fare qua? Scusami, non ti voglio disturbare, ma vorrei capire che stai facendo. Serviamo cadaveri? Oggi pranzo speciale. Cadaveri arrosto. Non c'è un cabas. Nei cassetti non c'è niente. Usiamo la bacchetta magica. La porta nascosta by pressing a torch. Devo premere la torcia. Cioè, ci sono pure le torce nascoste che aprono le porte. Ecco che...
Andiamo a spuntare là, no? Salvataggio completato. Anfilati qua. Non voglio entrare. Minchia, tutto buio, non voglio entrare. Non voglio entrare. Dove vado? Dritto, è chiuso? Ciao, signor custode del cancello. Non c'è niente. Salve. Vi prego, non mi... Non... Che merda è? Che merda è stato? Mi sto cacando però. Finché si scherza, ma poi quando facciamo le cose serie qua però... Ma che minchia è stato? Vorrei capirlo. Cioè, di che cosa devo avere paura io in questo gioco a parte lo Slenderman? Che è sto? Ah. Pergamè. Prendi la pergamè. Prendi la pergamè. Testato. Tocca la statua. C'è il custode del cancello. Tocchiamo il custode del cancello. Intanto abbiamo sti armati. Vediamo che c'è. Ma che li apro a fare che non c'è mai niente? Guarda, ti richiudo l'armadio. Continua a dormire per i cazzi tuoi. Non ti disturbo più. Allora, andiamo nel custode dell'armadio. Può essere che dobbiamo toccarlo. Che cosa? Dobbiamo toccare le statue. Mi hanno detto che ti devo toccare. Ma dove però? Ovunque, va bene lo stesso. Perfetto. Possiamo proseguire? Sì. Qua che c'è? Una cartella, qua una camurria. Prendi, non la prendi. Che è? Sblocca il gioco adesso! 4 differenti location, gameplay diversificato e la storia continua. Ragazzi, ragazzi, secondo me questo gioco merita... Merita veramente, quindi quasi quasi ci faccio un pensierino, compro il gioco completo e lo continuiamo assieme. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e condividetelo, fatelo anche sulla pagina Facebook, sulle altre social, trovate il link in descrizione, iscrivetevi al canale e per oggi è tutto, al prossimo video! Rotor, sì, però, minchia, qua sempre i nemici spuntano, io li uccido. E che fa? Vi moltiplicate, oppure vi caca il lupo gigante che caca lupi piccoli.